Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi, visto il perdurare insomma delle restrizioni un po' che stanno affliggendo un po' tutte le regioni e l'impossibilità di tornare in Appennino, oggi vi porto a fare un giro qui nelle prime colline non lontano da Faenza, vicino a casa mia, un posto che posso raggiungere a piedi. Siamo in una zona calanchiva molto molto suggestiva. In particolare stiamo percorrendo un vecchio sentiero che porta all'eremo di Monte Paolo, famoso per Sant'Antonio, che però non raggiungeremo e faremo una deviazione molto interessante che poi vedremo durante il corso del video. Siamo a una quota di circa 200 metri, 200-300 metri, quota molto bassa, ma nonostante la quota modesta vedrete che i panorami non mancheranno. Buona visione! Continuiamo a seguire la linea dei Calanchi, quindi in direzione eremo di Monte Paolo. Poi a un certo punto, quando sarà esaurita la traccia dei Calanchi, vireremo verso Castrocaro Terme e verso la gola del Rio Cozzi, che è un luogo molto famoso per chi è qui della zona, in quanto è utilizzata anche dal CAI come palestra di arrampicata. Guardate intanto che spettacolo qui, era il cucuzzolo dove eravamo fino a qualche minuto fa e questi cominciano a essere i Calanchi della Samoggia. Lassù vediamo sempre il Monte Castellaccio, che riconosciamo bene perché sono installate un sacco di antenne ripetitori, e magari ci sarà modo di fare un'altra escursione lì, molto interessante, perché ci sono tutta una serie di grotte, si chiamano le grotte della Pietra Mora. Magari in un prossimo video. Purtroppo oggi non è una giornata di pieno sole, c'è un po' di foschia e non si capisce la bellezza di questo verde. Poi anche ultimamente in Romagna le piogge sono state un po' avare, per cui questo non ha aiutato. Se si riesce a percepire la meraviglia di questa fioritura, una distesa di giallo meravigliosa. Adesso noi siamo passati a filo del Calanco, mi raccomando, per rispetto insomma di chi coltiva queste terre, non passate mai in mezzo ai campi, cercate sempre di seguire una traccia a bordo del campo, che altrimenti, se no succede come ahimè spesso accade, che i proprietari giustamente si incazzano e chiudono con dei cancelli
gli accessi, oppure mettono magari qualche cane da guardia, che è ancora peggio. E, insomma, quindi alla fine ci si rimette tutti. Non lasciate rifiuti, cercate di non calpestare nulla e portate rispetto, insomma, alla proprietà privata altrui. Queste credo che siano le regole base. Affioramenti di argilla molto singolari, sembrano delle rocce ma in realtà sono cumuli di argilla, insomma, che sono stati erosi dal vento e dalla pioggia, un po' come avviene per qualsiasi calanco. Intanto continuiamo sulla cresta di questo meraviglioso calanco. Ci siamo lasciati alle spalle, come vedete, quel meraviglioso campo fiorito. Qui c'è un passaggino, insomma, dove si è bagnato dovete fare un po' di attenzione volendo, se uno proprio ha paura di vertigini, soffre di vertigini, può passare da sotto, ma ovviamente passare da sopra è molto più divertente e io passerò di qui. Essendo fermo da un po', ogni minima salita, la carenza di allenamento forzata si fa sentire. Comunque bisogna pur ricominciare da qualche parte. Adesso proseguiremo sempre in direzione Monte Paolo, lungo il filo del campo. Poi vedete dove ci sono quegli alberi, quel rudere in mezzo al campo, di cui adesso non ricordo il nome, ma che poi magari vi metterò. Di lì risaliremo fino a intercettare una pista sterrata che fanno i biker, che è questa qua, che arriva a Monte Paolo. Dopo di lì io inizierò a virare verso Castrocaro e il Rio Cozzi, quindi non arriveremo a Monte Paolo quest'oggi. Correre con molta attenzione se è piovuto da poco, perché come vedete il terreno è tutto argilla. Guardate che bello anche questo calanco. Come vedete, un posto meraviglioso a due passi da casa, che io stesso, insomma, prima di questa odissea nella quale siamo dentro, non conoscevo, insomma, comunque non avevo mai considerato, perché
di solito si tende a snobbare ciò che abbiamo dietro casa, quindi se proprio vogliamo trovare un aspetto positivo in questa situazione orrenda, insomma, è quella di farci apprezzare le piccole cose che abbiamo anche dietro casa, che a volte diamo per scontate o banali. Già altre volte ho provato a avvicinarmi a questo rudere, ma come vedete è completamente avvolto dagli alberi, dalle erbacce. Potete vedere lì c'è ancora un vecchio segno bianco-rosso che indica che questo una volta era un sentiero CAI, dismesso probabilmente negli ultimi 20 anni, perché ho trovato qualche notizia, insomma, sulle mappe e sembra abbastanza vecchio. Continuiamo a seguire fedelmente le ruotate, probabilmente del trattore, che ripeto non vogliamo fare nessun danno ai coltivi. Guardate che verde, nonostante la scarsità di piogge, sembra di essere nei colli toscani, nei colli senesi, e invece siamo qui nella Romagna, a due passi da Faenza. Questa bella carareccia, prendiamo questo sentierino e cominciamo ad addentrarci verso il rio Cozzi. Della strada del rio Cozzi e a questo punto andiamo a visitare i laghetti della Volga, che sono i laghetti dove vengono accumulate le acque delle terme di Castrocaro. Guardate gli archi di questo rudere, ancora le colonne portanti con le stalle. Siamo quasi arrivati in un posticino panoramico dove farò la pausa pranzo e ci dovrebbe essere una bella vista sui laghetti della Volga. Dovrebbe mancare veramente poco, anche perché ho una discreta fame. Speriamo bene. Guardate che meraviglioso panorama sui laghetti della Volga. Questi laghetti artificiali dove viene raccolta l'acqua termale
di Castrocaro e poi tramite delle condotte viene inviata appunto alle terme. L'acqua bolle, a questo punto versiamo l'acqua, se riescono a rovesciare il mondo, nei nostri doodles Psychebon, perché Psychebon sia più un auspicio che la realtà. Chiudiamo e aspettiamo 3 minuti. Insomma, l'aspetto non è dei migliori, però li ho già presi e sfamano. Va bene, adesso finisco di mangiare e ci vediamo dopo. Cominciamo la via del ritorno su questa pioggerella modesta ma continua, quindi un po' fastidiosa. Siamo arrivati alla fine del giro, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento, un mi piace e iscrivetevi al canale se vi va. Ci vediamo alla prossima, ciao!